Cosa mangio in un giorno in questo periodo di massa abbastanza potente? Ve lo mostro subito. Oggi infatti ragazzi sono sostanzialmente chiuso a casa perché non ho l'auto che a fare la revisione, per cui ho deciso di mostrarvi quello che mangio in un giorno, la mia dieta. Sapete che sono seguito sia per la parte alimentare che la parte di allenamento dal nostro studio di coaching online, DM2 Coaching Studio, per il quale trovate sempre il link in descrizione se volete essere seguiti da noi. Il dietista Luca Laudani mi ha creato il piano alimentare, per cui ve lo mostro e si parte ovviamente dalla colazione. Allora, in realtà sono solitamente due le colazioni che faccio. Oggi vi mostro quella che preferisco e anche la più veloce. 300 ml di protein milk, questo raga è latte Nesquik, è buonissimo, lo trovate su Prozis con il codice DOME10. 80 grammi di cereali, questi me li ha fatti scoprire Luca Romano quando sono stato da lui, hanno dei macro davvero ottimi e sono davvero buoni, con i protein milk fanno paura. Integrazione, che sono un multivitaminico e una capsula di vitamina C. Grassi, per cui 20 grammi di noci e 20 grammi di cioccolato fondente. Io sono grandissimo amante di cioccolato fondente, per cui è bellissimo. E poi un frutto, per cui una mela. Adesso preparo tutto e poi mangiamo. Ragazzi, la colazione è finalmente pronta, io ho una fame assurda, siamo intorno alle 3700 calorie in questo periodo con un leggero surplus calorico, infatti il peso sta pian piano salendo. Vi lascio ovviamente i macro di questo pasto e vi lascerò i macro di tutti i pasti. Adesso però taglio corto, inizio a mangiare perché ho davvero fame e poi ci aggiorniamo bene. Questo latte con questi cereali, provatelo e fatemi sapere cosa ne pensate, perché è pauroso. Cioè, extra dieta, con questa dieta diventa bello. Grande Luca. Ragazzi, comunque stavo pensando una cosa, se dovesse interessarvi, e secondo me sarebbe tanta roba, lasciate adesso like e seguitemi perché potrei portarvi in una visita da Luca Laudani, il nostro dietista appunto, che potrebbe essere tanta roba, e ne approfitto anche, seguitemi adesso su Instagram, davvero ci tengo tantissimo ed è super importante. Adesso comunque, prima parte della colazione andata, passiamo a frutta secca e cioccolato fondente. C'è una colazione più buona di così. Mamma mia. Per concludere quindi in bellezza la colazione, una capsula di multivitaminico, una capsula di vitamina C, ovviamente con un bel bicchiere d'acqua e poi la mela. Per quello che riguarda la mattinata, mi aspetta al lavoro al computer. Come vi ho detto, per tutta la mattina sono senza auto. Stamattina poi sono stato a portare il curriculum in una palestra qua accanto a casa, perché magari ve ne parlerò in un video apposta, perché mi piace comunque essere trasparente. Sto cercando un lavoro part time da affiancare a quello che faccio qua su YouTube e che giustamente voi vedete. Per cui basta, mi metto al lavoro e noi ci aggiorniamo tra un attimo. Ragazzi, siamo già arrivati alle 11 del mattino, momento della colazione, buongiorno, della merenda. Sono due le merende che ho nel piano alimentare, una più leggera, una più pesante, ovviamente da fare una metà mattina, una metà pomeriggio. Quando mi alleno solitamente faccio quella più leggera al mattino, proprio per non arrivare troppo appesantito all'allenamento che ci aspetta tra pochissimo. Come è fatta la merenda? Ho qui una ciotola piena di, se vedete, frutti rossi. Perché? Perché ho 150 grammi più o meno di frutti rossi da mangiare, con 170 grammi di yogurt greco, ovviamente allo 0%, il tutto con 20 grammi di burro d'arachidi, super semplice. Tra l'altro i frutti rossi sono questi che si trovano su Prozis, sono prodotti congelati, li tieni nel congelatore, li tiri fuori quando vuoi, sono davvero super comodi. Adesso mangio super velocemente perché è super rapida e sono super in ritardo e poi ci aggiorniamo in palestra. Ragazzi, siamo arrivati adesso fuori dalla McFit, ci aspetta un allenamento di braccia e gambe. Tra l'altro c'è Valeria che sta facendo la camera girl, ciao Vali. Perché adesso ci cambiamo, cominciamo, non mostrerò granché perché non è questo il centro del video, però farò vedere un po' l'allenamento e poi torniamo a casa a mangiare. Andiamo. Le braccia sono andate, adesso abbiamo tre esercizi di gamba alla morte, il primo di break station.
allenamento appena finito, è stata una morte letteralmente. Adesso porto velocemente Valeria a casa e noi ci aggiorniamo direttamente a pranzo, così vi mostro cosa mangio dopo l'allenamento. Sono pezzi, adesso tagliamo corto, dritti a casa a mangiare. Ragazzi, scusate la qualità delle riprese, ma mio fratello Luigi oggi... Ma cos'è sta roba, Luigi? Ho sbagliato! Ma per vedere! Perché così non ti si vede! Ragazzi, pranzo pronto, 200 grammi di riso, 200 grammi di pollo, passata, 20 grammi di olio e 15 di parmigiano, mi pare che sia questo. Mangio perché ho super fame e soprattutto perché sennò c'è Luigi, mio fratello, che rompe le scatole per questo. Giusto? Sta annuendo e mi sta chiedendo di spegnere la videocamera. Sarà per il timelapse che è cominciato a 3, 2, 1, via! Anche il pranzo è andato, pesantissimo, però è giusto così, continua con la giornata. Nel pomeriggio, ragazzi, ho editato un video che uscirà mercoledì alle 13.45 e vi consiglio di iscrivervi adesso al canale perché sarà decisamente inaspettato. E siamo quindi arrivati alla merenda di metà pomeriggio. Come vi ho detto, le merende sono sostanzialmente interscambiabili. Abbiamo 30 grammi di proteine in polvere, poi un porridge fatto con 60 grammi di avena. Sostanzialmente uso 30 grammi d'avena e 30 grammi di farina d'avena. Di nuovo un frutto, a sto giro ancora la mela. Solitamente mangio le banane, ma oggi le ho finite. E poi 30 grammi di miele. Ragazzi, il brutto di essere alti è che devo essere piegato ogni volta che faccio una ripresa. Comunque, questo porridge è tanta roba, perché è letteralmente solo avena e acqua. Servono 60 grammi di avena e 90 grammi di acqua, comunque una volta e mezza l'acqua rispetto all'avena. Ma con la farina d'avena aromatizzata viene davvero buono. Cioè, a me piace davvero tanto. E per ultimo abbiamo la nostra creatina. Sono 5 grammi, per cui uno scoop e qualcosina. Questa, raga, è quella al gusto cola e davvero sa di Coca-Cola, ovviamente sgasata, ma il sapore è fuori di testa. Adesso quindi mi mangio la mela, il miele, il porridge, mi bevo le proteine e noi ci aggiorniamo stasera con la cena. Ragazzi, l'ultimo passo della giornata è ovviamente la cena. 150 grammi di riso, 20 grammi di olio parmigiano e 200 grammi di hamburger di pollo. È stata una giornata molto particolare perché sto montando un video e non so se darvi uno spoiler, però vi do uno spoiler. Ragazzi, non so se questo video sarà già uscito quando uscirà questo video o dovrà ancora uscire, ma penso dovrà ancora uscire. Iscrivetevi e mettete like adesso perché sarà fuori di testa una cosa successa. Basta, non dico altro. Io adesso mangio, direi che non lascio di nuovo la ripresa velocizzata perché mi avete già visto abbastanza mangiare. Con questo passo siamo arrivati intorno alle 3700 calorie. Ho fatto i conti con Fat Secret, sono poco di più, 3750. Questo è il mio full day of eating, seguito appunto dal mio studio di coaching di M2 e da Luca Laudani per la parte alimentare. Questo è qualcuno che suona al citofono, devo andare a aprire. Ragazzi, mettete like, iscrivetevi, ci vediamo al prossimo video pronti per la bomba di Andrea Presti.